Bentornati drivers sul mio canale, eccoci qui. Allora, siamo nel secondo episodio di Founders Fortune. E niente, allora, rispetto al primo abbiamo iniziato a buttare le prime basi, siamo qui con i nostri primi nanetti, o nanettini, insomma, gnomette come volete, malefiche. Perché questo? Intanto ho messo il gioco in pausa, perché come potete vedere, al di là di tutte queste apparenze carine e coccolose, vediamo un po' che ci sono dei tratti. Come potete vedere, praticamente una, questa, che si chiama Tina, è assassina. L'altra, che si chiama Antonia, praticamente è xenofoba. E l'altra, invece, che si chiama Renata, diciamo che va abbastanza bene, a parte che è intollerante al lattosio. Vabbè, comunque sia, non importa. Ed ecco spiegato il motivo per cui questi piccoli gnometti sono praticamente crazy inside, sono davvero pazzeschi. Allora, dunque, la cosa che c'è da fare adesso, direi, adesso mettiamo un attimo in pausa, è quello di progredire con la nostra colonia. Vediamo che innanzitutto queste si sono magnate praticamente tutto e abbiamo pochissimo cibo, vedete, pomodori, mele. Tra l'altro, lei è proprio allergica ai pomodori, quindi se mangia un pomodoro non è che diventa un licantropo, però sta male, insomma, potrebbe insomma star malissimo, quindi meglio piantare patate o qualcos'altro. Allora, vediamo un po', dunque, quello che ci servirebbe anche adesso è un focolare, perché il focolare ci darebbe una mano a cucinare i cibi, e i cibi cotti, oltre a rendere più contenti i nostri cari abitanti, è più nutriente, e quindi potrebbero mangiare di meno, potrebbero, però secondo me queste si mangiano davvero tutto. Allora, vediamo un po' di trovarlo nel menu. Allora, un focolare, vediamo però. Fattoria giardinaggio, no, dovremmo averlo già disponibile. Molto bene. Qui vediamo che le nostre coltivazioni vanno avanti. Dov'è che sono finiti? Uno è quello di là, uno è specializzato come medico. Molto bene, sta raccogliendo i cristalli, così almeno andiamo avanti con la ricerca. Perfetto, ne manca uno all'appello. Eccola qui, sta raccogliendo la roccia. La roccia ci servirà per costruire il nostro caro focolare. Allora, andiamo avanti, acceleriamo il gioco. Dunque, io stavo cercando, infatti, vediamo un pochino, che mi sto perdendo un pochino nelle icone. Eccolo qui, falò. Eccolo qui. Dobbiamo costruire un bel falò, però già che ci siamo, diamo un'occhiata anche ai desideri che hanno i nostri cari gnomettini. Molto bene, la primavera sta anche per finire. Vabbè, insomma, questo si può anche fare. Vi ricordo che cosa succede? Esaurendo, o meglio, cioè, buonanotte, scusate, esaurendo questi desideri, questi punti andranno inseriti all'interno della soddisfazione. Quando la soddisfazione raggiungerà il livello, otterremo un punto che potremo spendere qui in queste ricompense e togliere uno di questi, diciamo così, tratti negativi. E inoltre potremo anche, come potete vedere, aggiungere anche altri particolari elementi per il nostro personaggio. Oh, comunque bisogna stare lì dietro perché, cioè, davvero. Allora, tu visto che sei qui adesso, allora abbiamo raggiunto il limite massimo per la pietra, quindi direi che è giunto il momento anche di costruire un deposito anche per la legna e per la pietra. Così almeno andiamo a depositare lì tutto quanto. E lo mettiamo qui. Anche per la legna vedo che massimo 80, però vabbè. Anche bene, i cristalli, ecco, facciamo un bel cristalli qui vicino. Vediamo che stanno conversando tra di loro. Disprezzata, molto bene. Dov'è che costruisci? Questa sta studiando. Questa sta andando a raccogliere i pomodori, molto bene. Però potremmo fare più coltivazioni. Saranno a raccogliere il cotone, molto bene.
Terreno per pomodori. Facciamone ancora qualcuno? Dai. Mettiamo anche un po' di patate. Costruisci. Questa praticamente sta a dormire sempre. Allora, intanto vediamo un po' la diplomazia. Vediamo che ci sono. Sì, gli altri amici Fritz sono abbastanza tranquilli, tranne questi. E dove sono? Vabbè, oh, abbastanza distanti, quindi anche se si arrabbiano non dovrebbero darci molto fastidio. Allora, adesso che abbiamo fatto il contenitore, o meglio il deposito della pietra, direi di andare a estrarla. E anche subito. Acceleriamo ancora un attimo. Allora, vediamo un pochino che desideri ci hanno. Avere nella collana un armadietto di pozioni curative. Vabbè, questo si può anche fare, non è difficile. Raccontare una barzelletta, un membro di... Vabbè, niente, al gino alle mercanti, questo dice che è una cosa si può anche fare benissimo. Raggiungere una nazione amica, anche questo si può fare. Ecco il telaio. Ecco, perché si stesse domandando che diavolo è il telaio? Allora, il telaio serve per fare i vestitini. Allora, i vestitini, quando li indossano, servono ad aumentare la specializzazione. Per esempio, se qualcuno di loro produce un vestitino per esempio, da contadino, quando lo indossa aumenta le skill da contadino perché, oltre ad avere le taschine con sulle ciliegine e le fragoline, si sentono meglio e quindi lavorano di più. A parte questo, no, diciamo che sono molto utili, ecco, proprio per permettere al personaggio di apprendere maggiormente le skill. Una reazione allergica, molto bene, già credo, questa se sta a mangiare i pomodori ed è allergica, basta che non schiatta. Reazione allergica, non oso immaginare cosa gli sia venuto, però. Dolore lieve? Eh beh. Avendo l'allergia potrei anche immaginare, però. Vai. Dovrebbero venire disponibili. Ok, va bene. Sì, in effetti, quando qualcuno si fa male è meglio tenerli al sicuro. Vedete qui la barra della salute che è scesa. Platanati, aspettiamo un attimo. Sì, praticamente lei deve fare 2 km per andare a prendere quello che gli serve. Allora, vediamo un attimo. Vita, coltivazione, eccolo qui. Ci siamo quasi con la pietra, però ce ne manca ancora. Allora, qui vediamo che abbiamo quasi ultimato l'arenamento. Ed è perfetto. Poi possiamo fare, no, vabbè, direi che di seppia non ce ne frega niente. Direi di fare la sartoria, così almeno la sartoria, come dicevo, ci permette di creare i vestitini. Qui non arriva nessuno perché le aspettative sono molto basse, quindi dobbiamo esaudire qualche desiderio. Dobbiamo farli socializzare un pochino. Estate, molto bene. Oh, guardate, abbiamo abbastanza risorse per fare il falò. Allora, dove lo mettiamo il falò? Lo mettiamo anche qui. Qui così. Oh, benissimo, sta piantando qualcosa. Ancora i pomodori. Vabbè. Questa continua a pigliare a calci quella roccia. Bene, coltivando le patatonzole,
Diciamo che non dovrebbero esserci più problemi di allergia. Ecco qui. E vai, abbiamo scoperto l'arredamento. Molto bene. Allora. Manichino per l'addestramento. Ecco qui, banco per la sartoria. Vai, facciamo la sartoria allora. Procediamo. Vai. Direi che non è il momento di riposare. Diventa contadino, volete il fuoco. Cuoci cibo, non si può fare. Allora, sai che ti dico? Vai e analizza il cristallo. No, tu invece devi andare avanti a piantare i pomodori. Direi che sono abbastanza incavolate. Avrei nella sostanza un baule. Queste arenate. Ma, dimettiamo un baule? Mettiamo un bauletto. Legni, ammazza, oh! Bisogna battere un bosco per fare il baule. Ambrazza valgetta, dai, facciamo, miglioriamo un pochino le relazioni tra di loro. Ah, molto bene, praticamente. Praticamente l'hanno abbandonata a se stessa a terra con una reazione allergica in corso. Cioè, bravissimi, fantastici. Questo è stato non fa. Ascoltami un attimo, vieni qui. Dai la pozione curativa. Curativa a posto, direi di portarla a letto. Cioè, notare che c'era anche di cucina uccidi. Ecco fatto. Ah, perlomeno lei si sta dando da fare. Cottura al falò. E niente, dobbiamo aumentare un po' i nostri punti. Mamma mia, è un po' un casino, eh? Aspettativa soddisfatta. Lei praticamente qui ha letto svenuta, però almeno è al riparo. Questa continua a pigliare a calci le pietre, però direi adesso che potrebbe. Vediamo un pochino come se la sta cavando. Come minatore. Beh, va bene, direi di tenerla anche come minatore, insomma. Tina sta continuando a studiare. Esaurimento. Ha lavorato troppo di tempo con le collezioni terribili, per cui ha semplicemente deciso che non importa più nulla e che si rilasserà un po'. Ah, molto bene. Beh, insomma, dobbiamo migliorare un pochino le condizioni, eh? Sennò questi qui si incavolano giusto un attimo. Allora, più che altro adesso li farei estrarre un po' di legna, così almeno li mettiamo a sto bel bauletto.
questo bel baulettino almeno sta un pochino più felice e tranquilla. Mannaggia ragazzi. Ecco qui, mettiamo un bel baulettino. Giriamo di qui. Ma sì. Bloccata da qualcosa, te credo, ce l'hai là in mezzo. Però abbiamo fatto fare tutta la legna ora. Quasi. Allora, la nostra casettina direi che per il momento va bene, però direi di iniziare magari a costruirne un'altra, perché questa qui, quando inizieranno a crescere, o meglio crescere, ad aumentare di livello, iniziano a essere un po' troppo piccolina. Il popolo, eccoli qui, cosa vi dicevo? Allora, questi cari popolani che popolano quest'isola intanto verranno a farvi visita con queste deliziose richieste e sta a voi se accettarlo oppure no. Vediamo un po', generoso. Amichevole per le relazioni superano i 25 punti. Vabbè, dai, non è che ci sta chiedendo il mondo, però. Vabbè, almeno evitiamo di avere noie. Allora, io sono preoccupato dal cibo, non so voi, ma questi stanno qua a chiacchierare, farei i fatti loro. Questo se lo sta ronfando. Energia, socialità, umore. Una sedia della casa. Si stanno allargando. Sì, ok, va bene, tutto bene, tutto a posto. Adesso direi che è anche il momento di. No, praticamente non c'è niente da fare. Non ci siamo. Allora. Vedete queste X qui? Serve per negare il desiderio. Allora, se lo si fa, praticamente questo desiderio va a cambiarsi, però il personaggio si incacchia parecchio, perché è come se noi gli dicessimo che il suo sogno non avverrà mai, il suo desiderio non avverrà mai, quindi si incacchiano giusto quell'attimo. Allora, direi di iniziare a buttare le basi per una nuova dimora, un pochino più grande. Qui abbiamo una pietra, abbiamo un bel po' di pietra, potremmo fare. Potremmo usarlo, però, sentiero, no? Ancora aperto. Allora facciamo una casettina un pochino più importante. La facciamo qui, un pochino più grande. Ecco qui, mi è già finito la legna, molto bene. Molto felice di ciò. Niente, lasciamo stare. Oh, si devono andare da fare, mannaggia. Si devono dare un sacco da fare. Vedete, siamo fermi. Non va bene, non va bene, non va bene. No, 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 le piante, che cacchio. Allora, con le patata. Io adesso mi focalizzerei sul cibo. Eccola qui. L'altra volta che schiatta. Porta da letto, mannaggia ragazzi, qui è veramente pazzesco. Una patata, beh dai, stiamo recuperando un po' di cibo, abbiamo qualche patata, però raccogliamo tutto quello che c'è e riseminiamo da capo. Per forza, dobbiamo assolutamente far fronte alle richieste di cibo, sono dolori. Allora, quello che ci può aiutare tantissimo è costruire un. Allora. Un banco, ecco qui, un banco da carpentiere. Così almeno possiamo iniziare a costruire.
acquistare un pochino di attrezzi, così eviteranno di pigliare a calci alberi tutto quello che li circonda. In modo che possano anche avere maggiore rendita. Questa si è schiattata praticamente. Cioè, cominciata a sbattervi, cioè gamba ferita, incosciente, e riposa, deve riposare a letto perché sennò veramente sta schiattata. Una meraviglia. E questa si riposa in tempo per due. Allora, intanto vediamo un pochino in giro. Io vi stacco qui. Queste bacche qua sono delle bacche che servono praticamente per fare le pozioni curative. Ne sono molto utili. Allora, direi di piantare tutte queste fantastiche colture e poi di iniziare a battere alberi come se non ci fosse un domani. Anzi, vediamo un po'. Ah, puoi fare una cosa, vai qui, costruisci il tuo bauletto, almeno te ne stai buona e tranquilla. Oh, perfetto. Possiamo migliorare il punteggio. Andiamo a vedere subito con un punto. Vediamo cosa possiamo fare per adesso. Vegetariana. Non vuole mangiare carne per diversi motivi, non forzarla. Amante degli animali. No. Dimentica pensieri negativi. Incrementa motivazione. No. Direi di fare qualcosa di più. Direi tollerante al latte al momento non ho nulla. Facciamo così, teniamo il punteggio, se no con un punto cos'è che possiamo fare? Una mazza, troppo poco. Niente, lasciamo così com'è. Ancora. Molto bene, i goblin gloriosi. Questi qui sono dei grandissimi rompiscatole perché come potete vedere già è bassa la reputazione. O meglio, la relazione. Nove pietre e un cristallo, possiamo farlo. Il problema è che se questi qui poi si incacchiano, vengono a romperci le scatole e soprattutto se i nostri cari gnomettini, i malefici, si avvicinano alla loro colonia, li attaccano. E quindi direi che non è una cosa buona. Meglio evitare. 38 di cibo, ancora basso. Ma qua sono tutti quanti esauriti. Preparate all'inverno. Scaffale per cibo dal falò. E ho capito, però se non c'è niente, anzi, sapete cosa facciamo? Possiamo ingrandire questa casettina, visto che ci mancano un po' tutte le risorse. Allora, quindi iniziamo col pavimento. Magari questa casa poi la possiamo tenere come una specie di magazzino. Pareti. Eccoci qui. Allora, possiamo fare così, poi magari ci mettiamo una bella porticina. Non ci abbiamo legna. Porca miseria. Niente, allora possiamo. Pareti. Cioè, ragazzi, veramente, questi qua adesso mi stanno iniziando a scocciare, però, eh. Questi qua continuano praticamente a spolparci vivi di risorse. Direi che qui sotto ho piantato tutto quello che c'era. Vai a raccogliere altra legna. No, diventa guardia boschi, no.
Abbatti albero. Questa è stata fare i fatti suoi. Se noi riusciamo a ingrandire questa piccola stamberga, possiamo riuscire a infilarci dentro anche qualcosa di più utile, se solo potessero darsi la mossa. Qui, ci mettiamo una porta. Bisogna stare per la ricerca, ma va, questo l'ho capito anch'io, però. Costruisci. Allora, coltivazione. Io onestamente, non sapendo leggere e scrivere, farei altre piantagioni come se piovesse. Perché qui continuano a mangiare di tutto di più. Tanto una volta che ci sono poi. Speriamo non si tira un martello sulle ginocchia, visto che questo ogni 3x2 si scassa. Beh, direi che patate ne ha adesso. Poche ma ne ha. Conversazione pessima. Allora, andiamo a mettere una seggiolina dentro. Vediamo un po' le sedie, eccole qui. Beh, insomma, sono proprio se se seggioline scrause. Beh, devo dire che comunque sia, queste sedie qui sono un pochino più carine, però cazzerola, costano un casino. Non c'è un Ikea qui in giro, no, eh? Vabbè, mettiamoli questo. Ma sì, ne mettiamo uno sgabellino, cioè va bene tutto però, almeno. Dovrei costruire. Questa si sta fai fatti sua. Questa sta piantando. 33 di cibo. Desiderio soddisfatto, molto bene. Oh, vediamo un po'. Allergia ai pomodori, perfetto. Togliamo questo. Oh, là. E questa è una gran cosa. Molto bene. Te, cara mia, devi andare a disboscare il mondo. Per modo di dire, ovviamente. Questo non risponde ai comandi proprio. Se fai fatti sua. Allora, dicevamo che quello che serve è questo. 35 legna però. Sarebbe utile averne uno. Tanto qui vedete tanti belli oggettini, sono tutti depositi che andranno riempiti con tutti i prodotti che non raccoglieranno, perché praticamente questi qua stanno o a dormire o a mangiare. L'avete visto? Se avessi più legna, ingrandirei ancora questa casupola. Insomma, direi che stiamo
andando lentamente avanti, stiamo progredendo molto lentamente. Oh, finalmente! Allora, bisogna 75 pasti. Vediamo un po' le abilità un attimino come sono. Beh, come contadino. Dovrebbe raggiungere un punto così riusciamo a fare cottura al falò. Vai, vai. Continua. Eccoci qui, allora. Un po' di legna ce l'abbiamo. Direi di ingrandire la nostra piccola casupola. Allora, facciamo così. Pavimenti. Facciamo così. Pareti, iniziamo a fare ancora le belle pareti tonsole per chiudere, tac, così. Molto bene. Bravo, ottimo lavoro, adesso costruisci di corsa pure. Non sarebbe male magari sfruttare questa stessa casupolina e costruirla un piano più su. Almeno possiamo mettere anche un pochino più di arredamento, insomma, rendere la casetta, ops, un pochino più piacevole. Finestre, finestrine, 8 di legna, ma sì, dai, mettiamogliene una qui. Servono, servono tutte queste cose, servono. Allora, anche così, adesso li spostiamo. Facciamo una zona, questa qui dove lavorano e questa qua dove riposano. Così almeno iniziamo a dare un po' di ordine alle cose. Ora mettiamo di lì, facciamo un po' di spostamenti. Ma direi che occhio e croce. Siamo rovinati. Oh, è arrivato un mercante. Qui aveva qualcuno che voleva raccontare una barzelletta orrida. Vede lei. Al mercante. Facciamolo, almeno sta un po' contenta. Beh, desiderio soddisfatto, adesso direi che è il momento di commerciare. Vediamo un pochino. C'è qualcosa di interessante, allora. Medicinale, possiamo vendere un po' di roba, pietra.
Direi che praticamente non abbiamo nulla da vendere. Questo è meglio che ce lo tiriamo per noi. Niente. Ciao, caro. No, non abbiamo nulla. E questa addirittura per terra dorme. Cioè, veramente scarusissima sta cosa. In questo momento precipiterà viva, direi di farla andare a dormire. Costruisci. Ah, ecco perché praticamente era un fato per terra, perché nessuno si è preso la briga di costruire. No. Di costruire praticamente i sacchi a pelo. Questa sta incacchiata perché è dormita a terra. Ah, insomma. Abbatti un albero. Siamo quasi arrivati a 75. Quindi lei in teoria dovrebbe essere un attimino più contenta adesso. Lei un punto ce l'ha, ma direi che giornata pigra. Bene. Cioè bene. Ovviamente non è bene. È un casino. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Dai, forza e coraggio, ce la possiamo fare. Adesso io farei una cosina, visto che... Allora, adesso vediamo di mettere anche dei tavolini qui in giro. Mettiamo uno lì. Ammazza 20 legna, porco Giuda. Sedie, così almeno rendiamo la loro casettina un pochino più accogliente, magari si incavano anche di meno. Speriamo. Bella vita, eh. Sta raccogliendo cristalli come se non ci fosse un domani, però direi che almeno fino a un certo punto. Adesso deve fare altro. Bene, ci serve altra legna, come se non ci fosse un domani. Attenzione! Sta arrivando l'inverno, invernoso. Se mancherà il cibo, forse si mangeranno tra di loro. Dai, come ricerca siamo a buon punto. Allora, fase successiva direi di fare l'innaffiamento da una mano alle coltivazioni. L'armamento direi che per il momento no. La muratura, insomma. Interessante, ci dà tante belle cose. No, dai, facciamo il giardinaggio come seconda, eccola qui. Allora, giardinaggio, adesso possiamo fare i tanto desiderati vestitini, perfetto. Ora arriviamo a 35 unità di legna, così almeno possiamo costruire questo banchetto qua del carpentiere. Ispirazione per un capolavoro. Oh, non riesce a smettere di pensarci. Yep.
Allora, un momento, direi dei cristalli iniziamo ad averne un po', quindi. Cavolo, eravamo a un buon punto col cibo, adesso stiamo riprecipitando verso il basso. Di nuovo. È davvero durissima. Ma che ne so dire, un desiderio di Tina. Oh, guardate, è proprio il banco del carpentiere vuole. Lo stesso che volevamo noi. Molto bene. Allora, forza e coraggio. Forza e coraggio che ci sono un sacco di robe da fare. Allora, molto bene, direi che questo secondo episodio può terminare qui. Siamo andati un pochino avanti con la nostra colonia, con le nostre cari nanettini, o meglio nanettine malefiche. Perfetto, allora, se questo video vi è piaciuto, spolliciate con un bel like, iscrivetevi al canale. E attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie di tutto e alla prossima!